Ciao e bentornati su Gamacast, il podcast di cui nessuno sentiva la mancanza. Benvenuti al nostro sesto episodio. Io sono ancora Mauro, come ci sono sempre Gianluca, Alessandro ed Alex. Buonasera a tutti. Ciao. Allora, stasera parliamo di cose serie, tipo il buco dell'ozono si sta continuando ad allargare, moriremo tutti bolliti come delle seppie. Restate con noi per scoprirlo. No, non lo so. C'è la Champions League, qualcuno ha dei risultati di No, calcio? dobbiamo smetterla. Qua in Inghilterra c'è stato il voto sulla Brexit, hanno votato no al deal della signora Theresa May, quindi domani ci sarà un'altra votazione. Restate sintonizzati, parleremo anche di quello domani qua su TG La 7 con Enrico Mentana. Mentana vorrebbe essere come noi. Mi piacerebbe averci in studio Possiamo come ospiti. fare anche Gammacast blasta la gente, tanto visto che ci siamo. Tanto va di moda. No, Tra per esempio. l'altro, a proposito, non so se la conoscete, c'è la pagina Facebook Il Blastometro. Sì. Ve lo consiglio. Grande pagina. Conosciamo. E a proposito di contenuti speciali, per tutti gli amanti come me delle bandiere, voglio consigliare un canale YouTube che si chiama General Knowledge. E fa i contenuti. Avete presente la puntata di Big Bang Theory dove Sheldon fa il podcast, il vlog su YouTube, no? Fun Più o with meno, Flags. sì. Questo ragazzo lo fa per davvero. È anche bravo. Racconta in ogni episodio, racconta la storia dell'evoluzione di una bandiera di ogni stato a caso. E fa anche altri video di geografia e di storia. Comunque, se Ah, siete figo. malati per le bandiere, per la geografia, come me, ve lo consiglio. Link in descrizione. Va La nostra bene. campagna pubblicitaria delle Rosane è andata molto bene. Non so, Trenitalia si è fallita se le donne hanno prenotato più treni. A proposito, nello scorso episodio abbiamo parlato del gioco di Alice. Abbiamo dato il nome sbagliato perché non si chiama Alice in Wonderland, ma si No, chiama Alice Alice in Madness Madness Returns. Return. Sì. No, l'abbiamo chiamato Alice in L'abbiamo Wonderland. chiamato Alice in Wonderland. Oh. Per tutta la durata, per tutto il tempo di cui ne abbiamo parlato. Comunque, nel link in descrizione è quello giusto. Ora, a proposito di giochi, Alex sta giocando a non so, è un remake, una remastered, un reboot, che cos'è? Allora, tengo a precisare che mi hanno vietato di bestemmiare. Quindi questo, sappiate che la recensione potrebbe non essere del tutto veritiera, potrebbe non rispecchiare effettivamente quanto mi ha tiltato male questa cosa. Ma il divieto è perché non stai giocando, quindi se devi recensire, recensisci con calma. No, perché le ferite sono ancora fresche. Allora, Mettici del sale. Perfetto. Esatto, quello che H24 quando le persone dicono che si è un po' salti, è quello il motivo. Allora, parliamo di questa remastered. In pratica hanno unito i tre giochi di Crash, Crash 1, Crash 2 e Crash 3 in una remastered. Solo che non è una remastered, nel senso non ci sono i livelli vecchi, ci sono anche i livelli nuovi, ci sono cose diverse. E ovviamente da brava persona, anziché iniziare a cazzo, ho iniziato dal numero 1 per poi provare a andare al 2 e al 3. Sono ancora fermo nell'uno, non ci ho giocato tantissimo, ci ho giocato un paio di ore ogni notte per 4 giorni. Sono più o meno al 55% dell'uno. Tuttavia, io non ho mai trovato una cosa che mi facesse bestemmiare di più di questo gioco, perché è stata una cosa assurda. I problemi sono legati, oltre alla difficoltà di alcuni livelli che ti fanno sentire un totale deficiente, il fatto che la fisica nel gioco è buggata, è strana, è diversa da tutti gli altri giochi e quindi non ti dà la possibilità di compiere i salti e fare le azioni in maniera normale. Perché il Bandicoot, cioè Crash, agisce in modo diverso ogni volta che salta in una piattaforma diversa. Cioè, alle volte scivola, alle volte invece non si capisce come, ma il baricentro dei tuoi piedi non è abbastanza sulla piattaforma e quindi cade di sotto. Ma tu dici, se rispetta questa fisica, ovviamente il resto del corpo sbatterebbe su questa. No, e invece tipo i piedi sono la chiave di tutto. E oltretutto ci sono i livelli 2D. E cosa succede? Tu stai facendo un livello, sta andando tantissimo, non hai più vite. La scatola del checkpoint la vedi e lì vai a saltare e ovviamente cadi nel vuoto perché il livello è in 3D e quindi tu ti sei spostato un pochino verso di te che stavi guardando e quindi sei caduto nel vuoto anziché saltare sulla piattaforma.
E quindi ti fanno raggiungere proprio il culmine della pazienza. Non ho mai tirato un joystick contro il muro, sto pensando di farlo. Io mi immagino tutto questo però col commento in sottofondo di Galeazzi, tipo non so se avete mai visto una gara di canottaggio di canottaggio col commento di Galeazzi, beh, spettacolare. Però comunque queste sono sensazioni vecchie che tu stai rivivendo a distanza di anni, magari non ti ricordavi che alcuni livelli fossero così, ma Crash ha sempre avuto questi problemi, non è che dal remake. È vero. Li ho platinati gli altri Crash, li ho platinati ed ero un ragazzino. Vuol dire che sei diventato più scarso, dai, ammetti. No, vuol dire che sono... No. Allora, ho controllato, perché appunto... Questi dubbi che controllato, non sei più vecchio? No. Però è questi più dubbi che mi avete messo, ho detto, ma non è possibile che i Crash fossero così difficili. Cerchiamo cosa c'è scritto. Quindi sono andato su Reddit, ho trovato le persone che proprio... Non è che dicevano, Crash è difficile. Dicevano, scusate, ma sono io che sono diventato scarso? Oppure sto gioco è diventato un inferno? E la gente commentava, no, è proprio un inferno. La cosa più brutta tra tutto questo, che comunque vabbè, un livello lo fai, prima o poi lo superi, è che ci sono i livelli delle gemme colorate, dove tu per prendere sta gemma devi ovviamente prendere tutte le scatole del livello, il che non è semplice. Arrivi a fine livello, che le hai prese tutte quante, e ti scrive, peccato, la gemma non la puoi avere perché sei morto. Quindi vuol dire che tu devi fare un livello completo senza mai morire, e i livelli sono lunghissimi. E ci sono tutte queste cose di platforming dove puoi cadere da un momento all'altro e devi riavviare ogni volta il livello. No, ho detto non è giusto. Quindi arrestate, stiamo dicendo Activision. Che il reboot, il remake di Crash Bandicoot è più difficile di Dark Souls. Sì, l'ho trovato più difficile. Sappi che c'è comunque il nostro amico Zero Lenny, di cui potremmo anche linkare il canale in descrizione, che ha completato la trilogia giocando con il controller al contrario. Vabbè, giusto per non farmi sentire più ritardato. Esatto. Della serie, c'è un bambino cinese che ha fatto il cubo di Rubik mentre giocava a Crash Team Racing. Giusto? Suppongo per dare motivazione, dai. A proposito di Crash Team Racing, dovrebbe uscire il remake di CTR a giugno. Se tu mi stai dicendo che sono riusciti a rovinare i Crash originali con questa remaster, ho paura per quello che succederà con col Crash più amato di sempre. Ma non è detto che sia rovinato, dai. Non l'hanno rovinato, l'hanno reso hardcore. L'hanno reso l'hanno Dark Soulizzato, ecco. Oddio. Non utilizziamo il termine Dark Soulizzato per tutto, che sembra la versione Dark Souls di tutto. Sì, è vero. Ci sarà la versione Dark Souls 1. Della carbonara tra poco. Ok. È quella con la panna? Sì, un possibile candidato. Very, very odd. Vabbè, no, ma comunque Crash Team Racing. Crash. No, il Crash Team Racing andrà giocato di sicuro, perché cioè, chi è che non ha mai giocato? Tutti i non possessori del Nintendo che di sicuro hanno giocato a Mario Kart hanno sempre giocato a Crash Team Racing. Al tristissimo Mario Kart. Scusate, ma CTR per sempre, no? Per me Mario Kart è soltanto una coppia brutta di Crash Team Racing. Ma attenzione. Nintendo è avvisata. Vabbè, per restare in tema, allora l'Ucraina vieta l'ingresso a Mauro Fanti per le sue dichiarazioni. No, non ho parlato con Putin, quindi no, sono a posto. Ma magari la pensa come te. Ah, cacchio. Passiamo a un altro argomento piuttosto. Io vorrei dire una cosa che ha detto Mauro, con la quale sono molto d'accordo. Alla fine, tra cartone animato e anime, non esiste una differenza. Grazie per essere stati con noi, ci sentiamo la prossima settimana. Come crocifiggere due persone in un colpo solo. E volevo chiedere se c'è qualcuno che ha un'opinione diversa da questa. E vorrei citare il grande professor Oak in un momento come questo. C'è un tempo e un luogo per ogni cosa. E non è questo il tempo per discutere della distinzione tra cartoni animati e anime. Ormai ha tirato il sasso, però dai. Gli dai anche tu corda, molto bene. Neanche nascosto la mano, cioè, voglio dire, ci sono ancora le onde nel paghetto che si formano. E allora via di blastometro proprio. No,
spiega la differenza e siamo a posto. Non è che ci sia neanche da blastare granché, cioè noi stiamo parlando di due tipologie di servizi mediatici completamente diversi, ma non specificatamente per il modo in cui sono progettati, ma uno, per l'audience a cui si riferiscono, e tre, per il punto due, di lo vista saltiamo. Il 2 nella puntata bonus di Gamacast. Il 2 lo diamo insieme alle skin di Fortnite nel prossimo episodio. Oggi non l'ha ridetto, l'ha ridetto. L'ha rifatto. E quindi a sto punto 3, il concetto culturale che c'è alla base della differenza tra anime e cartone animato. No, mi spiego. È entrato in modalità referendo alla messa. Qualcuno faccia passare la sigla di Super Quark. No, allora, cioè, parliamo della distinzione fondamentale, i temi trattati nei cartoni e negli anime, ok? Questo secondo me è un aspetto fondamentale, perché gli anime sono un prodotto quasi sempre maturo, che comunque conoscono una ampia etichettatura. Tipo cosa? Keroro? Tipo Keroro. Vabbè, Sword Art Online è maturo, hai ragione. Parliamo, cioè nel senso, l'etichettatura è varia ed è ampia, perché ci sono tanti generi all'interno del mondo anime, mentre i cartoni animati è più uniforme, è più indirizzato a un pubblico solitamente abbastanza giovane, abbastanza immaturo, che apprezza la semplicità della cosa, no? E poi inoltre rispecchia un pochino appunto quel canone più western, più occidentale, che film molto semplici, poca profondità e quasi sempre anche un filtro dei contenuti altissimo. Nei cartoni animati non succede niente di che, al massimo si vede a volte un tema che sfiora l'affetto, tipo l'amoroso, il romantico se vogliamo, ma a parte quello, a parte qualche battuta, se vogliamo, ogni tanto ci sono un paio di cazzotti, ma un Dexter, no? Ci per quanto possa essere brillante, ed è un cartone animato eccezionale, le super chicche famosissime, no? Ci sono dei prodotti ben riusciti. Ma che hanno avuto Morty. Successo Rick e Morty. Vabbè, ok, Rick e Morty è un cartone animato, certo, lo stesso vive giallo, ti diamo Simpson, 2 minuti per riformulare South Park. No. Sì, sono tutti cartoni che vivono di una loro struttura, però Bojack. E funzionano, aspetta, la differenza non è quella, la differenza loro non è struttura. Bojack, scusate, differenza tra anime e cartoni, luogo di produzione. No, certo, è la struttura che li rende tali, cioè tutti, cioè, il cartone animato poi ha sempre un elemento caratteristico che è episodico. L'episodio inizio fine ed è fondamentalmente nato lì per finire lì. Poi i vari Rick e Morty, i vari Simpson, i vari Futurama, se vogliamo citare quelli magari un pochino più complessi, sì, comunque vivono e muoiono nella loro struttura, nella loro episodicità. Questo li differenzia fondamentalmente dal genere anime, che sì, ci sono prodotti episodici, però fondamentalmente la trama è una componente inescludibile, fondamentale, che va a strutturare quindi il genere di cui fa parte l'anime in questione, no? Per quanto possiamo magari prendere in considerazione un Dragon Ball, il classico dei classici, ha comunque degli elementi caratteristici. Magari andiamo a elementi anche più di nicchia, no? A veri anime. Non che Dragon Ball non sia un anime, per carità, però ad anime più... Sentivo già il rumore delle torce dei forconi. Infatti, sì, ad anime più dal gusto orientale, no? Quelli un pochino più classici, in questo periodo vanno molto gli anime in questo periodo magari un pochino meno, però negli ultimi anni è aumentata molto la produzione e il successo degli anime di genere isekai, ovvero anime contraddistinti, perché uno o più protagonisti vengono catapultati dal mondo moderno e presente in mondi fantastici e surreali, in cui loro spesso o quasi sempre assumono un ruolo quasi di Deus Ex Machina, oppure
un ruolo di protagonisti assoluti nel bene e nel male. Alessandro ha citato Sword Art Online, che è stato uno dei precursori, ma ne sono arrivati tanti in sequenza che hanno riscosso tutti un grande audience. Hanno variegato la formula cercando di cambiare, però Sì, fondamentalmente l'offerta sì, si è evoluta, però di base il concetto è sempre quello, sì. beh, C'è sì, chi lo diciamo. esegue meglio e chi lo esegue peggio. Sì, Vabbè, alla la fine stessa qual è cosa. sta differenza? Il luogo di produzione, quelli sono fatti in Giappone, e No, la no, destinazione del se mi pubblico, fai sì. questa domanda vuol dire che non mi hai ascoltato, te l'ho detto qual è la differenza. La differenza è la struttura, No, l'audience ma a quello è cui quello si che dici rivolge. tu, questo è quello che è la Vabbè, spiegazione ufficiale. la differenza Cosa sta vuol anche un dire la po'. spiegazione ufficiale? Io sto dando una spiegazione secondo quelle che sono le mie idee e penso di essere anche abbastanza formato in campo, quindi prendile per buone. Sì, vabbè, ma tu devi contare anche al pubblico che ascolta, che magari I nostri il discorso, castori. i Capito, nostri però a me sembra castori. di aver argomentato pienamente le mie tesi. Sì, no, ma a titolo conclusivo, nel senso, è Sì. il pubblico di destinazione alla fine la provenienza, nel senso, se tu volessi metterti in Italia e vuoi produrre un anime, non puoi farlo, cioè, si chiamerebbe Vabbè, animazione, allora no? diciamo, ma ci hanno provato in realtà perché c'è stato qualche prodotto italiano che ha tentato di abbordare un po' il mercato anime, come ad esempio furono le Winx, che per carità ha prodotto per ragazzine, eccetera, eccetera, però è stato pensato con una struttura più anime che cartone animato. E quindi qua passiamo a Come? Celentano? Passiamo a Aia, Celentano? Adrian è l'anime italiano Vabbè, per Adrian è eccellenza. l'anime italiano, sì, d'accordo, io. Cioè, Adrian cerca il di essere JoJo un anime, italiano. ma Adrian Tra l'altro, nasce, fondamentalmente, nasce come cadavere. È un consiglio a tutti anime quanti di andare a vedere il video relativo di Adrian sul canale di YouTube, perché è qualcosa di ne fa eccezionale, una veramente. bella spiegazione e ha pienamente ragione, nel senso è un prodotto Gianlo, nuovo, sei ma... finito dentro la lavatrice? Ti sentiamo veramente come se fossi dentro una scatola. È bellissima questa cosa. Ancora? No, adesso Sono no. scatolato. No, è stato un momento. Come avete nominato Adrian, è saltato tutto perché la Attività connessione si anche rifiuta. Mediaset ha cancellato la programmazione di Gianluca. Ah, Sì. cancellata? Sì, 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 sì. di E Gianluca, però. quindi le persone hanno vinto. Sì. Diciamo di sì. Più o Beh, meno. dopo che in 3 settimane ha Quattro, quattro. decurtato gli ascolti del 75%, non si meritava né la prima né la seconda serata. Uscirà, secondo me, tra un 5-6 mesi per intero sulla YouTube. piattaforma, e beh, no, su RaiPlay fondamentalmente, no? Che è il loro servizio di Su Rai streaming. Play. Era su Mediaset, quindi andrà su Infinity ovviamente. Vabbè, su Mediaset Play. Ok, per quei quattro ascoltatori che ancora sono qua a questo punto della puntata, dopo il pippone tremendo di Gianluca Fulz, Io me lo volevo risparmiare il pippone, ma mi ci hanno costretto. lo so, a Qualcuno volte tira sassi. tira sassi negli stagni, io non lo so. Però a tema, posso dire cartone animato? Perché tanto, a Sì. tema animazione, così mi inserisco nel mezzo. Credo Ok. che Alessandro abbia qualcosa di grande da Ah sì, raccontarci a proposito. beh, in tema di animazione a livello occidentale, io ho visto da fan, oltretutto, il film che ha vinto l'Oscar come miglior film di animazione quest'anno, che è Spider-Man Into the Spider-Verse. E ragazzi, consiglio a tutti di vederlo perché è una gioia per gli occhi, anche se non siete fan del personaggio, o comunque in generale della lore, della Marvel, quello che volete, visivamente è davvero, davvero spettacolare. È un'esplosione continua di colori che non stucca mai. E oltretutto la storia ha un ritmo davvero davvero serrato, quindi non annoia, le battute sono messe nei punti giusti, i personaggi sono davvero rispettosi delle controparti originali, pur essendo originali a loro volta e funzionali alla storia che presentano. In pratica si parte dal protagonista che è lo Spider-Man più giovane, ossia una delle innovazioni della casa Marvel, che è stato uno Spider-Man ispanico di colore, che si chiama Miles Morales, sostanzialmente l'erede dell'originale Peter Parker, che nei fumetti, almeno per la lore, è deceduto difendendo la sua famiglia dagli super cattivi. Spoiler!
spoiler a distanza di... Quando è uscito Ultimate Spider-Man? Anni 2000. Mi sa che è uscito... Se vi ho rotto le orecchie nel comunque. Sì, sì, Spider-Man muore. È uscito nella trilogia di... nel periodo della trilogia di Sam Raimi, quindi stiamo parlando 2007 addirittura, mi sa. Ah, 2007-2008. Okay. E comunque hanno ripresentato Miles come protagonista del film che incontra... Peter Parker per la prima volta in una vicissitudine particolare, diciamo, quando sta cercando di fermare Kingpin dal distruggere la città, e da lì la trama si sviluppa, nel senso che questo, questo dispositivo che Kingpin sta utilizzando avrebbe teletrasportato la sua famiglia defunta nella sua dimensione attuale. Quindi prendendo la sua stessa famiglia viva da un'alternativa dimensione per portarla nella propria. Per concetto, intento nobile. Intento, insomma, sta rubando la sua famiglia da un altro se stesso, non troppo nobile. Però questo, vabbè, cosa succede? Possono fare a settimane alterne, c'è cioè una settimana, una Io aprirei un sondaggio, rubereste la vostra famiglia a voi stessi se morisse? Sì, a però il discorso alterne, sì. È che... Giustamente questo sistema comporta dei rischi che comportano delle ripercussioni nello spazio-tempo, quindi l'attivazione di questo dispositivo porta altri personaggi da altri mondi a convergere in quello di Miles, e questi altri personaggi sono gli altri Spider-Man, che sono teletrasportati dalle rispettive dimensioni e non possono tornare indietro finché sostanzialmente questo antico vaso andava portato in salvo. Sì, più o meno, però fa vedere sostanzialmente la crescita del ragazzo sia come uomo ragno che come uomo, perché comunque si ritrova dall'essere un ragazzino normale al classico essere morso dal ragno radioattivo e non sapere cosa fare con questi poteri. Però il bello è che ha dei mentori che sono abituati a essere Spider-Man e lui si sente inadeguato a riguardo, e quindi è fantastico vedere la dinamica tra i vari mentori, insomma, come loro sono abituati a essere quello che sono e lui ancora non sa qual è il suo posto. Quindi io consiglio a tutti la visione, non spoilerò ulteriormente perché comunque questo è l'incipit soltanto della trama. Manca solo la fine praticamente. No, dai. Ci sono un sacco di cose che assolutamente sono godibili. Questo comunque è... se io fossi la Marvel perché... o chi l'ha prodotto, te li darei dei biglietti gratis per recensire i loro film, perché cioè potresti convincere l'hai chiunque usato, sì, esatto. Sei l'anticritico. Mi sono assolutamente divertito come un bambino, quindi probabilmente non posso essere parziale o trovargli dei difetti, perché comunque a me è emozionato. Poi non so chi l'ha visto, può essere d'accordo o meno. Hai pianto alla fine del film? No, pianto no, però mi sono divertito. Ho sentito solo cose buone di questo Spider-Man. Per esempio, parlaci dello stile grafico adottato e delle musiche. Le musiche sono molto legate all'ambientazione newyorkese, quindi si varia dalla Wu-Tang, un po' di rap che non stona con l'ambientazione, perché comunque non è in linea anche con il personaggio, perché Miles comunque è un ragazzino molto intelligente che va in una scuola privata, quindi è uno scienziato fondamentalmente, però allo stesso tempo ha l'hobby di dipingere graffiti, e quindi tutto questo si sposa con la musica a tempo debito, cioè quando lui sta disegnando e parte il sottofondo della Wu-Tang, del rap, è bello. E lo stile di animazione è particolare, perché è comunque è comunque disegnato al computer, e ci sembra a tratti forse che ci siano dei frame che rallentino volontariamente l'azione per esaltare proprio il movimento. Cioè lo slow motion è utilizzato proprio per far vedere come le azioni vengono svolte, quindi non è un rallentare per il gusto di rallentare, bensì per esaltare proprio il flowing, lo scorrimento dell'immagine stessa. Posso farti l'esempio che c'è nel trailer, che è quello del parkour tra le macchine, che lui salta proprio tra due taxi, e lì è praticamente il frame più lampante che mi viene in mente, per non sempre per non spoilerare. Vabbè, se okay, che quindi... sono i taxi non lo guardo, io odio i taxi. Beh, se ha viaggiato a New York taxi, e non ci sono i taxi... A New York ce ne sono un paio, quindi è possibile.
Secondo voi converrà comprarsi un taxi a New York? No, non un taxi, una fabbrica di vernice gialla per le macchine. A questo amici punto newyorkesi che ci ascoltate, fatecelo sapere nei commenti. Io direi uno spararagnatele per evitare il traffico, farebbe contenti tutti. O una sirena. E chi le pulisce poi le ragnatele? Scusa, ma la sirena senza si dissolvono in due ore, andiamo. Anche tu hai ragione, Alex, una sirena senza acqua è un casino. Esatto. Vivrebbe nella vasca da bagno. E poi come la chiameresti? Ariel. Okay. No, quello è originale, della copyright. Originale. La Disney adesso ci denuncia e ci fa chiudere il podcast, bravo. Oh, porca paletta. Sì, ma la mia si chiama Ariel Muñoz. perché è ispanica come Spider-Man, quindi fai il remaster anche tu. La versione etnica, la versione pari opportunità di Ariel. Certo, certo, anche le sirene hanno gli stessi diritti anche se vengono da mari diversi dal mondo. È la sirena che viene dal Messico, che è riuscita a oltrepassare il confine tramite il mare ed è arrivata a New York parlando solo spagnolo. Ecco, quindi sì, quando si ruberanno l'idea potremmo denunciare la Disney e fare miliardi. E il nostro abbiamo detto, lo scrivono tutti. Credo che ci sia già un film così, comunque potrei errare. Ma sì, vabbè, magari la sirena cretta che viene dal Mar Nero. Non ho capito la citazione. Beh, hai detto quella ispanica che viene dal Messico, quella che viene dal Mar Nero. No, ma credo che ci sia davvero un film o Ucraina con una o... sirena a New York. Davvero? Sì. Non possiamo più denunciarla alla Disney, quindi. Ah, sì, era quel film orribile. Sì, Splash, una sirena a Manhattan. Ebbene sì, signore e signori. Settimana prossima recensione di Splash, una sirena a Manhattan. No, io non lo guardo, già il titolo mi fa paura. Mi rifiuto categoricamente di vedere una cosa con un titolo del genere. È con Tom Hanks. Cosa non con si fa per il denaro? E Derlanna, oddio. Va bene, mi ricordavo bene. Dovevo rimuovere, scusate. Cloud Atlas è con Tom Hanks, voglio dire. Ok. Bene, Mauro, tu invece cosa io ho concentrato un sacco di contenuto tra sabato e domenica perché erano i miei ultimi due giorni di ferie, non avevo un granché da fare prima di tornare al lavoro. Tra l'altro sabato sera la mia dolce metà lavorava, quindi avevo tutto il divano e il televisore per me, e quindi ho concentrato un sacco di contenuto in questi due giorni. Vi faccio scegliere, una miniserie veramente carina, profonda, produzione, regista e attore principale è il comico inglese Ricky Gervais. Ho una miniserie australiana che pretende di essere l'House of Cards australiano. È un documentario veramente orribile che parla del movimento Flat Earth, quindi di cosa vorrei la prima, no, ti prego. No. Io voglio la terza. Io la seconda. Allora, vi parlo di Afterlife, che è la miniserie quella. Sì, l'ho vinto io. No, anche perché è il contenuto migliore da far conoscere ai nostri ascoltatori. Vi dico soltanto i titoli delle altre. Quindi è Secret City, è la House of Cards australiana. Originalissimo. Sono due stagioni da 6 episodi l'uno, voglio dire. In una sera guardate una stagione e la seconda sera guardate l'altra. Il bellissimo documentario sui terrapiattisti, che vengono presi bellamente per il culo per tutto l'episodio, si chiama Behind the Curve. Potete trovare tutto su Netflix. Però non è giusto per i nostri ascoltatori che credono che la Terra sia piatta. Non è possono credere quello che vogliono, c'è la scienza che dimostra che la Terra è rotonda, porca paletta. Spoiler alert, la scienza. Spoiler alert. È un po' vecchio questo spoiler. È un po' troppo tardi, però hai già detto che è rotonda. Mica io il documentario non lo vuoi più vedere adesso. Comunque, parliamo di cose belle. Afterlife, questa miniserie che praticamente parte con il protagonista, appunto Ricky Gervais, che si trova a dover affrontare la morte per cancro al seno della moglie. Praticamente la moglie gli ha lasciato un video, un messaggio prima che dipartisse. Ah, vedete quanto sono dotto, dipartisse. Poi magari mi correggerete nei commenti se sto dicendo cavolate. Nel quale gli lo sprona a vivere comunque la vita, avere una vita piena, di non abbassare
battersi per la sua morte, di, che lui è comunque di darsi da fare dentro casa, di non lasciare la casa andare a puttane, bla bla bla. Questa, il personaggio, il concept del personaggio è bellissimo, perché praticamente parte nel primo episodio che è diventato super acido, odia le persone e non fa niente per nasconderlo, quindi praticamente è un blastatore in movimento che qualsiasi cosa gli viene detta ti deve tirare contro la merda che ha il dentro. Il nuovo misantropo. Sì, ma è qualcosa di incredibile, cioè, inizia con delle tendenze suicide perché dice che niente non ha più senso perché se non è vissuto insieme alla moglie, e ridi per tutta la puntata, però succede qualcosa alla fine dell'episodio che gli fa cambiare in qualche modo la sua visione del mondo, e piano piano si trasforma in questi 6 episodi e riesce a cambiare completamente la visione che ha del mondo dopo la morte della moglie. E quindi tu ti affezioni a questo personaggio che vive questo percorso interiore dentro di sé, e ogni fine episodio c'è anche qualcosa che ti fa dire, che ti fa scendere la lacrimuccia e ti fa sentire feelings profondi. Quindi non è soltanto ridere per le battute sagaci di questo comico, però c'è anche del contenuto profondo sotto. È un umano che sta cercando di confrontare se stesso con una tragedia, quindi sì. È veramente la consiglio, perché è veramente da vedere. Poi ripeto, sono 6 episodi da mezz'ora l'una, quindi la divorate tutta ad un fiato in un pomeriggio uggioso. Sembra bella, ma mai quanto il documentario sui terrapiattisti. Il documentario sui terrapiattisti, tra l'altro, alla fine me ne fate parlare. Il documentario sui terrapiattisti è tutto incentrato su una di queste figure chiave del movimento terrapiattista americano, che viene seguito nei suoi vari sproloqui. È comunque un quarantenne, over 40, che comunque vive ancora a casa con la mamma. Okay. E che ha comunque migliaia e migliaia di seguaci in tutti gli Stati Uniti, in tutto il mondo, e che c'è gente che letteralmente pende dalle sue labbra e tipo vive questo suo essere il guru dei terrapiattisti come se fosse una rockstar. E durante il documentario praticamente si seguono le vicende di questo qua. Non mi ricordo neanche il nome, perché ero troppo preso dal confutare ogni frase che diceva costui. Allora possiamo anche avere noi un futuro come futuri leader di qualche movimento, cioè inventiamoci qualcosa. Non c'è bisogno, basta saltare sul carrozzone di quello che c'è, Novax, terrapiattisti, non lo so. No, qualcosa di nuovo, perché loro ce l'hanno già, i guru, quelli che si stanno arricchendo alle spalle degli scemi. Scientology è ancora viva. Scientology è ancora viva, c'è la chiesa a Manchester di Scientology. Oh mamma, ok, perfetto. Non lo so, c'era un mio ex coinquilino che aveva delle teorie interessanti, se volete posso proporvi questa. Vai, ormai. Ormai tanto. Lui sosteneva che siccome siamo composti di atomi, okay, e gli atomi fondamentalmente sono vuoti, ok, sosteneva che noi siamo vuoti. Quasi... Esatto, siamo tutti vuoti, nel senso che noi siamo composti da niente in pratica. Yeah. Era un vuotista, quindi noi potremmo diventare i nuovi guru dei vuotisti. Saluti al coinquilino vuotista. Possiamo salutarlo, il tuo coinquilino, volendo, cioè nome e cognome, oppure lo mettiamo in imbarazzo? No, non si fa, perché poi la gente si arrabbia con queste persone che hanno teorie strane e le perseguitano, oppure le fanno dei leader del mondo. Beh ragazzi, no? Giustamente... Qui ha tirato il sasso e ha nascosto la mano. Giustamente. Vabbè, lo stiamo facendo per l'incolumità del suo coinquilino. Ex coinquilino. Cioè, vabbè, sono comunque congetture, pensare, sperimentare, non no, sì, ma d'accordo con questa cosa, conoscere la barriera chiamata realtà e insomma, finché si pondera e perché poi edita, perché no? Poi c'è il metodo scientifico sperimentale con cui avere a che fare per dimostrare. Sì, quella è la barriera chiamata realtà, insomma, capire dove si può, però vorrei anche ricordare che il metodo scientifico si basa anche sulla distruzione delle idee, no? Per renderle sempre più inconfutabili. Quindi
Non è esattamente una cosa sbagliata, è una cosa che fanno anche gli scienziati, tentare di sì, quello sì. Il metodo scientifico si basa sul mettere in discussione la teoria precedente per verificarne una nuova, certo. Esatto. Solo che c'è chi non capisce più il limite, dice eureka. Vabbè, l'importante è che non si fondi una religione intorno a questa cosa e saremo tutti quanti al sicuro. Allora, il vuotismo non esiste, quindi possiamo fondarlo. Sì, infatti, senso, io non, non credere al vuotismo, mi basta avere seguaci che fanno quello che dico. Ho appena detto l'importante è non farlo. Ah, scusa, mi è vero, ho perso un Siamo pezzo fondamentale. Siamo già delle pronte. Gamma Cash, podcast con tendenze megalomani. Beh, ah, scusa, pensa quante persone ci ascolterebbero in più. Beh, anche tu hai ragione, cioè questa sarebbe la santa messa in pratica. Dobbiamo cancellarlo questo podcast, perché tipo è la prova che lo stiamo inventando. È la prova che stiamo inventando qualcosa. Stiamo dando poteri più alti di noi, ragazzi. Però effettivamente, ora che ci penso, questa storia del vuoto, mica tutti torti, nel senso, vero, cioè, ragionateci. Effettivamente un atomo è composto dalle elettroni, protoni che orbitano i neutroni, e quindi il resto è vuoto, quindi effettivamente potrebbe essere un'ottima cosa, ed è per questo che chi non crede nel vuotismo brucerà all'inferno dei vuotisti, dove sarà tutto materia. Esatto, tutto materia. Esatto, immaginate. Salutiamo che tutti gli scienziati che tutti i giorni cercano di portare avanti la teoria delle stringhe o dei loop quantistici, e noi la stiamo distruggendo così in 5 minuti di podcast. Ogni puntata di Gamma Cast uno scienziato nel mondo muore. È anche uno scrittore di cartoni animati. Sì. Dillo, di cartoni animati giapponesi. Giapponesi. Ah, abbiamo detto, che bello. Ce l'ha fatta. Sì. Alex, sei pronto per lasciarci con la frase del giorno? Oh. Cazzo, è già ora. Aspetta, non ho cercato su Google. Presto, scarta un bacio perugina, svelto. Cazzo, uno di quelli scritti dalla Maionchi. Allora, frasi, biscotti. Fortuna. Davvero, pensato, davvero fun pensato. Fact, la fabbrica originale dei biscotti della fortuna è a San Francisco, cioè non li hanno inventati in Cina. Bellissimo. Infatti boh. Sta di americanata, dai. Soltanto business. Fun fact. Allora, una che sì, ne ho trovata una del famoso Lao Tzu, okay. Che vive in via Sassari 24. Chi sa non parla, gruppo. Chi parla non sa. Grazie. Ok, prego. Saluto a tutti. Vediamo l'imbarazzo. Che cazzo vuol dire? Cortesia, dai, grazie. Alex, okay. No, ne un'altra. Dai, l'ultima, però bella, Qualcosa che si capisca, che la filosofia a quest'ora è un po' ardua da digerire. Stai guardando le onde, ma ignori il mare. Già la Aldin Rumi. Ok, cercheremo su Wikipedia tutti insieme chi è costui, presumo che venga dal Medio Oriente visto il nome. La nostra stessa puntata finisce con le rime di Muhammad Lee. Gammacast per i grandi aforismi. Sì, più o meno Movimento vuotista. Movimento vuotista. Vota vuotista alle prossime elezioni europee. Movimento vuotista anti-aforismi. Non è... Alex come gli altri. È fedele al suo movimento. È vuoto, esatto. In termini di aforismi fino a che non li cerca. Quindi va bene. Durante questo podcast nessun filosofo è stato maltrattato. Vorrei chiarirlo. Perché per non essere così sicuro. Quindi grazie per aver ascoltato il sesto episodio. Ricordo i nostri social, quindi Facebook, alla pagina Facebook di Gammacast. Ci trovate su YouTube sempre come Gammacast, qui su Spreaker come Gammacast, indovinate un po' anche su iTunes e Google Play come Movimento Gammacast budista. Non l'avrei mai detto. Presto apriremo una pagina Instagram, no, un profilo Instagram del Movimento Vuotista, quindi stay tuned. Per ora è tutto, a voi la linea studio. No, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Castori, un ciao saluto Castori. Da Mauro, Gianluca e Alex. Ciao.